Ecco, il nostro coordinatore terrà questa prima lezione sistematica, formativa, sulla animazione della preghiera di lode. È chiaro che la preghiera di lode è il perno della nostra vita carismatica. Io non voglio dire niente a riguardo, ne parlerà lui. Però una cosa voglio precisare, la preghiera di lode carismatica è rara, anche nei gruppi di rinnovamento. I gruppi di rinnovamento in genere, quando vanno bene, hanno una preghiera di lode e si avviano verso la preghiera di lode carismatica. La preghiera di lode carismatica è condotta dallo Spirito, non soltanto mossa dallo Spirito, ma condotta dallo Spirito. Ed è un dono di Dio a un gruppo che si ama, un gruppo fedele, un gruppo che si ama, che eccelle nella carità, ottiene questo dono di preghiera di lode carismatica. Ma un gruppo che non si ama difficilmente arriverà alla preghiera di lode carismatica. Il resto lo dirà lui. È chiaro che in una conferenza non tutto si esaurisce sulla preghiera di lode, sono stati scritti dei libri, per cui ci vorrebbero perlomeno 3 insegnamenti sulla preghiera di lode nei nostri gruppi. Lui tratterà soprattutto della lode, adesso vedremo come lui imposterà la catechesi iniziale. Ecco, in ossequio a quanto ha detto Padre Matteo, io mi permetto di esprimere un desiderio, affinché non siano parole mie. Io desidero che voi invocate su di me lo Spirito Santo, perché almeno mi dia degli sprazzi di luce sua, per non dire esclusivamente cose mie, ma affinché, ecco, quello che cercheremo di capire assieme possa essere quello che il Signore vuole che noi recepiamo. Quindi io sono qua in ginocchio e aspetto la vostra preghiera su di me. Alleluia. Ecco, il nostro coordinatore terrà questa prima lezione sistematica, formativa, sulla animazione della preghiera di lode. È chiaro che la preghiera di lode è il perno della nostra vita carismatica. Io non voglio dire niente al riguardo, ne parlerà lui. Però una cosa voglio precisare, la preghiera di lode carismatica è rara, anche nei gruppi di rinnovamento. I gruppi di rinnovamento in genere, quando vanno bene, hanno una preghiera di lode e si avviano verso la preghiera di lode carismatica. La preghiera di lode carismatica è condotta dallo Spirito, non soltanto mossa dallo Spirito, ma condotta dallo Spirito. Ed è un dono di Dio a un gruppo che si ama, un gruppo fedele, un gruppo che si ama, che eccelle nella carità, ottiene questo dono di preghiera di lode carismatica. Ma un gruppo che non si ama difficilmente arriverà alla preghiera di lode carismatica. Il resto lo dirà lui. È chiaro che in una conferenza non tutto si esaurisce sulla preghiera di lode, sono stati scritti dei libri, per cui ci vorrebbero perlomeno 3 insegnamenti sulla preghiera di lode nei nostri gruppi. Lui tratterà soprattutto della lode, adesso vedremo come lui imposterà la catechesi iniziale. Tu hai pregato.
Ma che questo mio fratello sia portatore della tua parola in mezzo a noi, la preghiera sacerdotale, tuo Signore Gesù, scenda su di lui. Tu hai detto: io ti ho glorificato, questa è la vita eterna, che conoscono te l'unico vero Dio e colui che hai mandato Gesù Cristo. Signore, fa che egli faccia conoscere la tua parola a noi e che tutti siamo esortati a vivere in te, o Cristo Gesù, perché tu soltanto hai parole di vita. Lode e gloria a te, o Signore. Dio invece aveva questa parola per lui: ogni scriba divenuto discepolo del regno trae dalla sua borsa cose vecchie e cose nuove. È un testo del Vangelo.